Ma io penso che la partita andava chiusa al primo tempo, abbiamo avuto due volte l'occasione per chiuderla, abbiamo fatto un gran primo tempo, chiaramente su quello che è il nostro momento, e la squadra è stata molto viva, aggressiva, cattiva, decisa. Il secondo tempo abbiamo subito questo gol su palla inattiva, ma già in precedenza eravamo partiti un po' col freno a mano tirato. E è stato bravo il Lamezia a crederci e sul secondo gol siamo stati molto ingenui perché era una palla nostra, dovevamo gestirla in maniera diversa, invece abbiamo battuto subito, poi siamo stati ingenui nel prendere questo secondo gol. Abbiamo cercato fino alla fine di rimetterla in piedi, anche restando un uomo in meno, ma non siamo riusciti. Quindi dobbiamo continuare a guardare avanti e a pensare a mercoledì perché è una partita molto importante. Era una partita importantissima per entrambe le squadre. Ripeto, alla mia squadra veramente posso rimproverare niente per quello che è andato, perché anche restando in 10 uomini fino alla fine hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. È un momento difficile, ma abbiamo una partita mercoledì per cercare di rimettere a posto la classifica che in questo momento è deficitaria. Dovevamo partire con la stessa veemenza, con la stessa sfrontatezza del primo tempo e ci eravamo ripromessi di fare quello nell'intervallo. Abbiamo beccato un paio di punizioni dal limite, qualche tiro da fuori area, che ha caricato certamente loro e poi abbiamo preso questo gol su palla inattiva che ha dato forza e vigore poi alla Vigor Lamezia. Però ripeto, è andata così e dobbiamo guardare avanti, non possiamo fermarci. Al di là di questo le difficoltà ci sono e non possiamo attaccarci a chi mancherà. Dobbiamo guardare gli errori che facciamo, che sono importanti, che poi vanno a mettere in salita la partita, così il secondo gol, così l'espulsione di Pepe, è un'espulsione gratuita. Quindi dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista qui e giocare queste partite che ci resteranno da qui alla fine come ha fatto oggi, perché la squadra oggi è stata brava al primo tempo e poi c'è stato questo blackout di 10 minuti, ma fino alla fine è rimasta dentro. Non mi piace parlare degli assenti, chi ha giocato, chi è sceso in campo dal primo all'ultimo. Ha dato tutto quello che potevano dare, quindi ripartiamo da questa sconfitta che ci lascia a me sperare perché dal punto di vista caratteriale la squadra mi è piaciuta. Ha giocato anche altre volte, avevamo 3 partite in una settimana e quindi, ripeto, al di là di chi gioca e al di là di chi manca, dobbiamo essere tutti compatti come sono stati oggi, evitare certe distrazioni che poi diventano fatali. Nigro sapevamo che l'avremmo avuto dentro 60 minuti, è stato più di 2 mesi fermo, era la terza partita che faceva, oggi era la partita dall'inizio, quindi Ciceretti è in un periodo certamente non brillantissimo, però anche lui oggi si è sacrificato sulla fase di non possesso palla, peccato quella punizione che poteva regalarci il 2-0, però ripeto, dobbiamo far quadrato mai come in questo momento e guardare avanti. Sappiamo di questo, ma dobbiamo certamente restare concentrati sul campo e i conti li faremo alla fine. Adesso capiamo il momento difficile anche da parte della tifoseria. Noi siamo in un momento difficile, la classifica parla chiaro e quindi dobbiamo continuare a lavorare, a testa bassa a lavorare e restando a testa alta dopo questa sconfitta perché i segnali sono stati incoraggianti dopo la brutta partita. Soprattutto a livello caratteriale di domenica scorsa con la Juve Stabia. Ma è importante perché finché ha retto lui in mezzo al campo abbia retto bene, poi man mano è venuto meno come energie, così come anche Ciceretti, e quindi abbiamo perso un po' di fisicità, ma lui da Monte e Ciceretti hanno fatto una buona partita al primo tempo. La squadra è stata quadrata, compatta, quindi tutti diventeranno fondamentali da qui alla fine. Questo sinceramente non ci penso, guai se pensassimo a questo, io faccio l'allenatore, quindi devo pensare ad altro. Oggi ha vinto la Vigor Lamezia, c'è un amico che allena la Vigor Lamezia che è Alessandro Erra, che è molto bravo e al quale faccio i complimenti, ho tanto da pensare in casa mia, quindi a queste cose sinceramente non ci ho mai pensato. Non lo so, aspettiamo, valutiamo adesso quello che sarà domani, lui è con le stampelle, quindi non possiamo pensare a cosa succederà se prima non ci rendiamo conto di quello che ha effettivamente.
Thank you.